parlarti. Ma ti dico un'altra cosa. Sì. Ci ha anche fatto arrivare una diffida in cui ci chiede di non affrontare questo argomento. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Io sono Jorred e oggi parliamo del grande fratello VIP. Natalia Paragoni rifiuta un nuovo confronto con Andrea e fa una diffida al grande fratello. Il presunto tradimento di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta è diventato in poco tempo uno degli argomenti più discussi nella casa del grande fratello VIP. Alfonso Signorini in puntata ha svelato ad Andrea che la compagna Natalia, dopo essere stata invitata in studio, ha deciso di rifiutare l'invito. Questa sera io e il grande fratello abbiamo invitato Natalia per darti la possibilità di avere tutte le risposte sui tuoi dubbi. Purtroppo lei non ce l'aspettavamo, ma ha rifiutato il nostro invito e non è voluta venire qua a parlarti, ma ci ha fatto arrivare una diffida in cui chiede di non affrontare questo argomento. Una richiesta che noi rispettiamo, anche perché Natalia, quello che è stato detto nella casa non corrisponde al vero. Non mi aspettavo una reazione così formale anche nei tuoi confronti. Ha esordito così Alfonso Signorini. Zelletta infine ribadisce la fiducia nei confronti della sua fidanzata, che però non si è presentata in studio per un ulteriore chiarimento e, come ho già detto, ha fatto una diffida al programma. Lei non è venuta perché, secondo me, non vuole parlare di queste cose pubblicamente, ha detto l'ex tronista. Lei è una ragazza sensibile, sono sicuro che non ha fatto nulla di ciò che si dice, conclude Andrea. E voi? Che cosa ne pensate? Scrivete nei commenti e ditemi la vostra. Per il momento ho concluso il video, se vi interessa iscrivetevi al mio canale per altre news. Un grosso abbraccio da Jorred.